tutti amici, benvenuti sul canale Assi e Bilancieri. Quest'oggi voglio parlarvi di una nuova storia, voglio parlarvi di un orologio della casa di Ginevra, di Rolex, che rappresenta uno dei modelli più discontinui della casa coronata. Parleremo del Rolex Tarnograph. Il Rolex Tarnograph vede la luce nel 1953, quando sul catalogo sui listini Rolex compare la referenza 6202. Questo nuovo orologio è caratterizzato da qualcosa di mai visto prima, almeno su un Rolex, quindi una ghiera girevole bidirezionale con inserto in alluminio, sfere Mercedes e quadrante nero. In tutto e per tutto assomiglia a quello che poi sarà il Rolex Submariner che uscirà nel 1954. L'intento di Rolex è quello di fornire un tool watch, cioè un orologio inteso più come strumento che come semplice segnatempo, in grado di misurare un intervallo di tempo ben definito grazie alla ghiera girevole. È possibile infatti misurare una telefonata, la durata di una telefonata, oppure un viaggio, la durata di un viaggio. Infatti, nelle locandine, nelle pubblicità dell'epoca, il Rolex Tarnograph viene visualizzato al polso di un ipotetico viaggiatore all'interno di un aereo. Negli intenti di Rolex, inserire il Tarnograph nei listini nel 1953 c'era quello di provare, almeno per quanto riguarda l'estetica e la funzionalità, quello che poi sarebbe stato l'anno dopo il Submariner. Il calibro scelto da Rolex per questa referenza è la 296, un calibro piuttosto vecchiotto, piuttosto affidabile per quanto riguarda i meccanici a carica automatica. L'uscita del Submariner nel 1954 e del GMT nel 1955 mettono un po' in ombra il Rolex Tarnograph, modello in cui Rolex crede ancora, tant'è che nel 1954 introduce una nuova versione. A proposito, sapete cosa significa Tarnograph? Ve lo dico subito, questa volta non vi chiedo di scrivervi, ve lo chiederò più tardi, ve lo chiederò più in là alla fine del video. Comunque Tarnograph è l'unione di due parole, Turnball, che significa girevole, e chronograph. Quindi l'unione di queste due parole, l'assonanza di queste due parole, crea la sigla Tarnograph, che in effetti significa orologio con ghiera girevole e che può monitorare dei tempi ben precisi. Come dicevamo, nel 1954 Rolex introduce una nuova versione. Questa volta si tratta della 6309. Avrebbe perso in questo caso la lunetta con inserto in alluminio in favore di una lunetta che poi verrà chiamata Thunderbird, adesso vi dico anche il perché. L'orologio avrebbe beneficiato di nuove sfere, visto che le Mercedes erano state destinate al Submariner, e di un datario ad ore 3. Da questo punto in poi il Tarnograph si sarebbe chiamato Oyster Perpetual Date Just Tarnograph. Come vi dicevo, la lunetta Thunderbird prende il nome dall'assegnazione che Rolex fece allo squadrone Thunderbird, allo squadrone acrobatico dell'aeronautica statunitense, che al polso indossava proprio questo orologio. Da questo momento in poi, questo specifico modello di Rolex si sarebbe chiamato Oyster Perpetual Date Just Tarnograph Thunderbird. Nel 1956 Rolex aggiunge una nuova referenza, cambia di nuovo le carte in tavola di questo orologio combattuto e introduce la versione 6609. La versione 6609 monterà il calibro Rolex 10-56 e sarà prodotta fino al 1959. Il 1959 è l'anno in cui Rolex introduce una delle versioni più longeve del Tarnograph, anzi forse la più longeva. È la volta della referenza 16-25, che monterà il calibro meccanico a carica automatica, sempre di manifattura Rolex, 15-75. Abbiamo detto che sarà la referenza più longeva per il Rolex Tarnograph, tant'è vero che rimarrà in produzione, pensate, fino al 1977, senza particolari variazioni se non l'aggiunta di qualche quadrante o di qualche accostamento cromatico particolare. Il 1977 poi è l'anno di un nuovo upgrade da parte di Rolex per questo modello. Infatti introduce il primo modello a 5 cifre. La referenza sarebbe stata la 16-250, poco diversa da quella che l'ha preceduta e con un nuovo calibro meccanico a carica automatico, questa volta il 30-35. Pensate, questa referenza rimarrà in produzione fino al 1988, affiancato da altrettanti modelli in acciaio e oro, la referenza per esempio 16-258 e la referenza 16-253. A partire dal 1988 Rolex introdurrà ancora altre referenze per questo orologio, rispettivamente la 16-263 e la 16-264. Arriviamo agli anni 2000, anni in cui il Rolex Tarnograph riceverà il suo upgrade più importante, una nuova cassa Oyster di concezione moderna,
una nuova ghiera girevole, questa volta zigrinata, quindi non più lunetta Thunderbird, il datario sempre ad ore 3, una veste grafica molto più sportiva con datario tipo roulette, cifre rosse alternate a cifre nere, sfera dei secondi rossa e il lancio del modello in acciaio e oro rosa questa volta. Rolex introduce per questo modello anche il vetro zaffiro e il nuovo, per l'epoca naturalmente, calibro 31-35, un vero mulo affidabile e facilmente manutenzionabile. Nascono così anche per il Rolex Tarnograph le famose referenze a 6 cifre, referenze che rimarranno fino al 2011, anno in cui Rolex deciderà definitivamente di pensionare questo modello. Definitivamente, o almeno pensiamo che sia così. Chissà se Rolex nel 2024 abbia intenzione, per il 70° anniversario della versione diciamo più definitiva, di introdurre una nuova versione celebrativa. Non lo sappiamo, questa è una mia idea. Nonostante sia stato il Rolex più discontinuo, combattuto e a volte, passatemi il termine, anche snobbato di casa Rolex, beh, in effetti non mancano alcuni primati. Ve li cito. Innanzitutto, il Rolex Tarnograph è stato il primo Rolex con ghiera girevole, ancora prima sia del Submariner che del GMT, perché vi ricordo che la prima referenza è stata inserita nel 1953. Inoltre, il Tarnograph è stato il primo tool watch, come dicevamo all'inizio, cioè il primo orologio inteso anche come strumento, quindi in grado di visualizzare oltre che le ore, i minuti e i secondi come un semplice segnatempo. È stato anche il primo orologio da pilota ufficiale. Se state pensando di acquistarne uno, beh, sappiate che è un'ottima scelta, perché oggi viene proposto a prezzi umani. Inoltre c'è un'altra caratteristica che fa di questo orologio, lo rende un evergreen, e cioè il fatto che, se avete visto nelle immagini, negli anni ha subito poche modifiche estetiche. Soltanto l'aggiornamento negli anni 2000 con l'introduzione delle referenze a 6 cifre ha comportato un aggiornamento più sostanzioso. Ma possiamo dire che dal 1954 fino al 1988 è stato un orologio sostanzialmente uguale a se stesso. È cambiato soltanto negli anni il tipo di calibro scelto da Rolex, diventando via via più affidabile. Quindi, se eccettuiamo le primissime versioni, che sono introvabili ed a prezzi davvero importanti, le versioni degli anni 70, 80 e anche quelle del più recente vicino degli anni 2000, beh, in effetti sono delle versioni che, visti i prezzi che ci sono in giro, sono venduti a cifre piuttosto umane. Bene, cari amici, se il video vi è piaciuto, non avete che da iscrivervi al canale. Per voi non cambia niente, perché l'iscrizione è gratuita. Per me cambia molto, perché mi aiuta a crescere con il canale e mi aiuta anche a portarvi tanti contenuti nuovi. Se state pensando di acquistarne uno, fatemelo sapere nei commenti. Se già ce l'avete, fatemelo sapere sempre nei commenti. Se l'orologio non vi piace, commentate lo stesso, perché così ne discutiamo insieme sui punti deboli e i punti forti di questo straordinario segnatempo. Bene, cari amici, non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione che mi avete mostrato. Spero che la storia vi sia piaciuta. E seguitemi anche sulla pagina Instagram, è molto importante, perché lì posto l'orologio che mi accompagna ogni giorno, qualche piccolo lavoro che faccio nel poco tempo a disposizione. Non dimenticate di visitare anche la mia pagina web assibilancieri.com, dove potrete trovare una vetrina con gli orologi più belli, secondo me, scelti per voi e che possono essere pagati con i più consueti metodi di pagamento. Contattatemi anche al numero WhatsApp che vedete apparire e che trovate in descrizione. Vi potete contattare anche tramite la mail, nella descrizione troverete anche la mia mail. Bene, solo chi ha una storia da raccontare può essere raccontato. Ci vediamo al più presto sul canale Assi e Bilancieri con altri contenuti interessanti. Ciao a tutti! Wow.